Il reliquiario dove è contenuta la camicia indossata dal giudice Rosario Livatino il giorno in cui venne ucciso dalla mafia, il 21 settembre 1990, accolto dalla città di Palma di Montechiaro. Non solo momenti di preghiera per il giudice ragazzino originario di Canicattì, proclamato dalla Chiesa beato, ma anche momenti di riflessione per gli studenti dell'istituto Odierna guidato da Nalia Todaro. Un momento di grande intensità sia dal punto di vista religioso che dalle attività legate alla legalità. I ragazzi sono stati coinvolti in maniera attiva, hanno avuto modo di parlare anche con il sacerdote che è il postulatore della causa di beatificazione di Rosario Livatino. Hanno avuto modo di comprendere quale sia l'importanza di un servitore dello Stato che è morto proprio per tener fede a quelli che erano i suoi impegni. È venuta fuori soprattutto la figura di un magistrato che fondamentalmente era anche un uomo di fede. Quindi i ragazzi sono stati realmente attenti e consapevoli dell'importanza di questo momento, che per la scuola è stato chiaramente un momento intenso da tutti i punti di vista. Quindi un'emozione incredibile da parte nostra, da parte dei ragazzi, da parte di tutta la comunità, e ritengo un momento fondamentale per la crescita di tutto il comune di Palma di Montechiaro. Una storia da raccontare, una vita da ricordare, un esempio da tramandare. Non solo il 9 maggio, giorno della sua beatificazione, che coincide con l'anatema pronunciato da Giovanni Paolo II contro la mafia da Agrigento. Un momento di grazia, un momento importante per riflettere su questa figura, un uomo che ha fatto del suo essere cristiano un impegno nella società, nel mondo e soprattutto nell'ambito lavorativo. Un uomo che ha avuto un coraggio grandioso senza temere chi avrebbe potuto togliergli la vita. Lo sapete che chi ha ucciso Livatino era palmese e forse sono anche i nostri vicini di casa. Forse abbiamo incontrato le famiglie, tre palmesi hanno ucciso Livatino. E quindi questo ci deve far riflettere. Ve lo dico non per metterci paura o per dire che cosa, ma per dire che oggi noi dobbiamo chiedere scusa. E quindi stiamo vivendo questi giorni accompagnando la reliquia non solo nelle realtà parrocchiali e ecclesiali, ma anche nei luoghi civili e quindi nel palazzo di città, ma anche nelle scuole. Livatino era un giovane che ha consegnato la sua vita con grandi ideali e una forte spinta a rendere le cose diverse, a cambiarle. E quindi per i ragazzi pensiamo che sia un modello anche da seguire. Bellissima la proposta della Puglia di Agrigento di portare la reliquia di Rosario Livatino qua a Palma di Montechiaro, in una terra molto legata a fenomeni mafiosi. Certo, portare la reliquia qua a scuola ha un significato profondo e importantissimo, soprattutto per questi giovani. Con quella domanda di Rosario Livatino che ha fatto ai ragazzi, ai loro killer nel 1990, Picciotti, che cosa vi ho fatto? Oggi è riecheggiata qua, nelle nostre aule, nei corridoi. Mi ha colpito soprattutto la sua incorruttibilità nel fare il proprio dovere, nel non arrendersi, nell'essere un giudice giusto e onesto. Questo concetto della mafia ci perseguita ancora ad oggi, nonostante sono passati parecchi anni, dobbiamo capire che questo fenomeno deve essere fermato grazie a noi giovani. Noi siamo la speranza del miglioramento. Mi ha rattristito molto vedere questa teca perché appunto all'interno c'era la camicia del nostro Livatino e ci rappresentava ciò che lui ha vissuto in quel periodo. E nonostante sono passati parecchi anni alla sua scomparsa, ancora ad oggi ci rattrista e ci fa pensare quello che lui ha passato.